Il Modica Calcio sta accelerando la macchina organizzativa per rafforzare la squadra con altri due colpi di mercato. Da oggi al Caetina si allenano anche il difensore centrale palermitano, classe 82, Marco Palma, e il centrocampista, classe 84, Antonio Crascibetta. Palma nel suo palmarès ha un trascorso importante tra i professionisti. L'atleta ha giocato in Serie B con la maglia del Messina e Lega Pro con le maglie di Gia Virtus e Gela. Palma lo scorso anno ha giocato in Serie D con la Nissa. Il centrocampista Calascibetta ha indossato le maglie di Regina Isernia tra i professionisti in Lega Pro Seconda Divisione. Ha giocato nella Cireale in Eccellenza e conosce bene il capoluogo ibleo, dove ha giocato in Eccellenza qualche anno fa. E come è annunciato dal neo presidente Gianni Iacono in conferenza stampa nei giorni scorsi, la rosa sta per essere completata con l'obiettivo salvezza, pur essendo consapevoli del budget molto magro ricavato dagli sponsor. Il presidente ha chiarito di voler prendere un altro attaccante, quindi sarà un mercato in continua evoluzione in queste ultime ore. La squadra oggi inizia gli allenamenti in vista della prima partita fuori casa in Eccellenza della stagione domenica prossima, quando i rossoblù andranno all'Angelino Nobile di Lentini contro la Leonzio di Sebi Catania, neopromossa nel massimo campionato regionale dilettantistico.